Dopo essere stata per anni regina incontrastata del gossip, delle robe guzzi e de privacy, ecco che ha detto nelle ultime apparizioni TV la showgirl delle robe guzzi non ce la fa proprio a restare lontana dal gossip. Dopo settimane vissute sulla cresta dell'onda per le difese a spada tratta che ha fatto a Cecilia e Jeremias durante il Grande Fratello VIP, negli ultimi giorni è la sua vita privata a far discutere. Proprio poche ore dopo che la chiacchierata sorella è stata eliminata dalle reality, chi ha reso pubblica la presunta rottura tra la showgirl Andrea Iannone. A chi le ha chiesto delucidazioni su questa notizia, però, l'argentina ha risposto seccata: Belen all'MCS annuncia, non parlerò più dei fatti miei, vi siete divertiti abbastanza. La protagonista assoluta di quest'ultima settimana è senza dubbio Belen Rodriguez. Nonostante la sorella Cecilia sia uscita dalla casa del Grande Fratello VIP ed abbia iniziato a rilasciare interviste, è la showgirl ad aver monopolizzato i media recentemente. Il primo spunto di discussione sulla chiacchierata argentina lo ha offerto il giornale Chi, annunciando in esclusiva che la storia d'amore tra lei e Andrea Iannone era improvvisamente finita dopo un anno e mezzo. Mentre tutti i siti riportavano lo scoop lanciato dalla rivista scandalistica, la 33enne partecipava con Jeremias alla terza puntata del Maurizio Costanzo Show. Quale occasione migliore per domandarle se fosse vera la notizia sull'addio al pilota Suzuki? Il conduttore, dopo aver stuzzicato un po' il più giovane dei Rodriguez su quanti cognati ha dovuto conoscere per colpa di Belen, quest'ultima è intervenuta dicendo: no, scusa, perché tu quante mogli hai avuto? Mica soltanto io ho cambiato fidanzati. La tensione tra la conduttrice di Tusi Quevalese Costanzo è rimasta alta per tutta la sera, ma è quando lui le ha chiesto se si fosse lasciata oppure no con Iannone, che lei ha spiazzato tutti con un secco no. Dopo aver smentito lo scoop di Chi sulla fine della relazione con il compagno, però, l'argentina ha fatto un vero e proprio annuncio. Non parlerò più della mia vita privata, vi siete divertiti abbastanza in questi anni, io non commenterò più nulla, quando ci sarà qualcosa di importante da comunicare, userò i social. Ho bisogno di riappropriarmi della mia privacy, ha fatto sapere una nervosa Rodriguez all'MCS. Belen Rodriguez smentisce la rottura con Iannone anche a Striscia la Notizia la settimana, che sta per concludersi, è stata di fuoco per Belen Rodriguez, dopo aver riabbracciato Cecilia ed essere stata protagonista del Maurizio Costanzo Show. La showgirl ha dovuto fare i conti anche con un altro programma TV, che la premia molto spesso. Stiamo parlando di Striscia la Notizia che, ogni volta che succede qualcosa nella vita dell'argentina, le consegna un tapiro d'oro. Il motivo? Che ha spinto Valerio Staffelli a recarsi dalla sudamericana lo scorso 24 novembre, è stata la chiacchierata ma presunta rottura con Iannone. Dopo aver raggiunto la showgirl in centro a Milano, lo storico inviato del telegiornale satirico di Canale 5 le ha comunicato tutto il suo dispiacere nell'aver appreso dai giornali che si era appena lasciata con il fidanzato Andrea. Ma cosa è successo, signora Belen? Ha domandato Staffelli. Non è successo niente e io non ho nulla da dire, ha replicato una divertita Belen ai microfoni di Striscia la Notizia. Anche in questa ennesima apparizione TV, dunque, l'argentina ha smentito l'addio.